Buonasera, benvenuti qui in IBC, benvenuti anche ai nostri ospiti. Chi ci segue sa che IBC dalla scorsa primavera, da aprile di quest'anno, ha iniziato questa serie di incontri che abbiamo chiamato Patrimoni, Paesaggi, Idee. IBC incontra. Oggi IBC incontra Guido Guidi, e non solo Guido Guidi, anche Antonello Frongia, Daniele De Luigi. Questa rassegna di incontri che ha lo scopo di ragionare a tutto campo sulle tematiche del patrimonio è articolata in sottotemi. Uno di questi sottotemi è proprio al titolo Riconoscere i paesaggi. La scorsa settimana abbiamo fatto una bella discussione con Paolo Pileri, urbanista del Politecnico di Milano, e abbiamo fatto dei ragionamenti su come si attraversa lentamente il territorio e come si legge e si percepisce il paesaggio. Oggi continuiamo questa riflessione da un'altra angolazione, da un altro punto di vista, con un'altra esperienza che è quella del fotografo, e poi il 17 continueremo sempre, giriamo ancora di qualche grado e con Franco Farinelli, che è un geografo, continueremo a ragionare su questi temi. Ma poi continueremo nell'autunno inoltrato e anche nell'anno nuovo. Quindi, attorno ai temi strettamente sul patrimonio culturale, questo tema sui paesaggi rimane una delle riflessioni aperte. Bene, io ringrazio tantissimo Guido Guidi che ha accettato questo invito. Abbiamo deciso, perché come affrontiamo Guido Guidi? Da dove lo prendiamo? La sua produzione offre tantissimi, direi quasi inesauribili livelli di lettura e stimoli e riflessioni. Allora abbiamo deciso, così per semplificare, di partire da tre ultimi suoi libri che ha fatto per l'editore inglese Michael Mack. Sono tre libri diversi, sono una scusa per iniziare un ragionamento, però un libro è comunque un pensiero sul lavoro, e Guido è stato costretto a ripensare il suo lavoro per fare questi libri, e quindi sono un ottimo pretesto per partire con il ragionamento. A questi tre libri, giustamente, se ne aggiunge un quarto del 2013 che si intitola proprio Cinque paesaggi, fatto con Antonello Frongia quando io ero ancora alla direzione dell'Istituto Centrale per il Catalogo. Poi segue nel 2014 il libro Veramente, di cui appunto adesso parleremo, fatto come catalogo di una mostra, e poi del 2018 Per strada, un lavoro sulla Via Emilia, e l'ultimo uscito, in realtà sono già prossime l'uscita di altri due libri, però noi ci fermiamo su questo, consolidiamo, in Sardegna. Allora, diciamo, questi libri sono un pretesto per dialogare con Guido. Mi aiutano in questo dialogo, anzi sono i protagonisti di questo dialogo, Antonello Frongia, che ha scritto, docente di storia della fotografia all'Università di Roma 3, che ha scritto in questi libri, ma segue il lavoro di Guido da quando entrambi erano a Venezia, e quindi forse possiamo dire che è la persona che conosce meglio il lavoro di Guido in tutte le sue sfaccettature. E Daniele De Luigi, che è curatore alla Fondazione Modena Arti Visive, ok, stavo per dire la vecchia edizione, Modena Arti Visive, e si occupa non solo di fotografia, ma si occupa molto di fotografia, ha curato molte mostre, cura la sezione giovani di fotografia europea, e quindi ci interessava anche il suo sguardo sul lavoro di Guido. Quindi
attraverso, diciamo, di loro, attraverso loro porremo delle questioni a Guido e vediamo che cosa viene fuori. Quando chi ha partecipato ad altri talk con Guido sa che si inizia da una parte e poi non si sa bene dove si va a finire, ma insomma siamo curiosi. Grazie. Antonello. Buonasera. Rispondendo alla sollecitazione che mi aveva fatto Laura Moro qualche tempo fa, io mi ero preparato un classico pistolotto da storico della fotografia, confortato anche dal fatto che quando sono arrivato ho visto 4-5 facce di persone che non conoscevo e quindi pensavo che fosse necessario anche un po' dire che Guido Guidi è nato nel 1941, ma forse nel 1940. Le fonti sono piuttosto incerte, che ha cominciato a fotografare negli anni 60 in modo serio, impegnativo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma poi, quando la sala si è riempita, ho visto non solo le facce più note a me, ma i protagonisti, diciamo, a vario titolo di questa stagione alla quale Guido Guidi ha partecipato, insomma, ha contribuito in maniera determinante, soprattutto a partire dagli anni 70 e 80. Quindi credo che insomma, non c'è bisogno, come, di pronunciare la mia elocuzione poetica, che era piena di aggettivi significativi sul modo, sullo sguardo di Guido Guidi, l'abbiamo ripetuto tante volte. Però, se c'è qualcuno che ha delle domande, magari poi potremmo rispondere direttamente. Penso che forse è l'occasione di entrare nel vivo di quella che per me è una questione, cioè c'è un problema Guido Guidi, chiamiamolo così, che forse non è solo il problema Guido Guidi, che è il problema di un autore fotografico prolifico, importante, ovviamente, che ha lavorato moltissimo in un'epoca, in un certo senso, di preistoria della cultura fotografica italiana, nella quale i fotografi molte volte erano, per una serie di ragioni, costretti, concentrati a produrre, a fotografare e non tanto a comunicare il loro lavoro. Hanno prodotto in quegli anni, diciamo a partire dagli anni 70, almeno in Italia, ma non credo che sia solo per l'Italia, molto di più e delle vere e proprie opere, una grande quantità di lavoro importante, veri e propri progetti sviluppati per anni che molte volte non hanno visto la luce se non per delle mostre occasionali. E non dico dei nomi a caso, insomma, a Gambettola oppure a Pisa, e per delle mostre allestite fortunosamente in spazi che non erano dedicati, che sono state viste da poche persone e che occasionalmente erano accompagnate da pubblicazioni, spesse volte collettive, nelle quali però si registrava in maniera molto limitata e anche, insomma, magari tecnicamente imperfetta, solo una porzione limitata del lavoro che veniva realizzato. Per fortuna, questi autori hanno continuato a lavorare, hanno contribuito loro a cambiare anche la cultura fotografica italiana e le istituzioni, per certi versi, sia quelle museali e anche quelle, diciamo, editoriali. Oggi viviamo, in una fase completamente diversa nella quale, forse non è ancora in Italia così tanto possibile vedere fotografia, secondo me, tutto sommato. In qualche modo siamo anche stati superati. Le istituzioni museali espositive sono anche state superate dalla rete per certi versi, però invece il mondo dell'editoria è cresciuto notevolmente ed è diventato internazionale. Ci troviamo di fronte a una situazione negli ultimi anni nelle quali Guido Guidi pubblica con una certa regolarità. In particolare con MAC, che è un editore internazionale specializzato nella fotografia, ma non solo, dei libri poderosi, come vedete, in tre volumi con centinaia di fotografie, che sono uno strano oggetto. Allora, il libro fotografico credo che sia sempre stato nella storia della fotografia, nelle sue varie incarnazioni, diciamo, già dall'album ottocentesco, diciamo, e poi il vero e proprio libro. Un momento particolare per la costruzione di un discorso fotografico. Il fotografo è un artista tendenzialmente forse più prolifico di altri artisti che lavorano in altri generi. Il suo lavoro in realtà sempre è stato, insomma, circolato meno rispetto alla produzione. Il libro storicamente costituisce un momento nel quale il fotografo si trova con l'opportunità, ma anche con il vincolo, di costruire un testo
con una selezione tendenzialmente limitata di fotografia rispetto a quelle effettivamente realizzate. Questo provoca il fatto che le fotografie pubblicate assurgono fatalmente a opera finita, quelle non pubblicate, anche se realizzate con uguale convinzione, cultura, eccetera, finiscono un po' per rimanere come delle seconde scelte, degli scarti. E le fotografie nel libro, nella loro sequenza, nella loro struttura narrativa, espositiva, finiscono per avere una loro logica interna che si distingue magari in modi anche profondi rispetto alla logica che le ha generate nel lavoro sul campo, eccetera, eccetera. Il fatto che questo avvenga oggi per Guidi, non a conclusione di un progetto, di un lavoro, ma a distanza di 20, 30 anni, 40 anni dal momento in cui le fotografie sono state fatte, porta un problema particolare, che vuol dire, penso che insomma Laura Moro parlerà più anche di questo, no? Comporta un lavoro d'archivio nuovo, comporta di rituffarsi e rimettersi nell'archivio. Nei libri che sono stati citati, diciamo, partirei da Cinque paesaggi solo per dire, insomma, è un libro al quale abbiamo lavorato con Laura Moro e con Guido in maniera attiva, ci siamo posti questo problema di che cosa vuol dire entrare nell'archivio, e dirò solamente per la parte che mi riguarda che per me è stato importante di conoscere il valore di ricerca che ha ognuna di queste fotografie, la cultura visiva ed extravisiva che le sorregge, ma anche il valore storico. Cioè, in quel momento abbiamo fatto uno sforzo anche per recuperare da queste fotografie, oltre che delle idee, una conoscenza dei linguaggi, della cultura di Guido Guidi che fotografava negli anni Ottanta, anche il loro valore documentario, di restaurare il loro valore documentario, chiedendo a Guido, cercando di lavorare con Guido, con Marta, la moglie di Guido, con tutte le fonti che fossero disponibili, con Google e Google Maps, esattamente dove erano state realizzate quelle fotografie. Perché in termini di paesaggio ci sembrava importante riconoscere il fatto che queste fotografie, tra le tante cose, possono essere anche delle fotografie strettamente documentarie, molto descrittive, che ci dicono molte cose su un paesaggio che nel giro di 20-30 anni è cambiato notevolmente nei suoi segni minimi, nelle sue attrezzature quasi invisibili, una riga di vernice per segnare il ciglio della strada che è stata sostituita da un guardrail super sofisticato, la segnaletica, le colture, il modo con cui le case sono fatte, restaurate, trasformate da case coloniche in villini residenziali. Quindi abbiamo fatto questo tipo di lavoro che pensiamo, insomma, possa essere anche la base per un lavoro più generale sull'archivio del fotografo di paesaggio contemporaneo. Veramente è un libro al quale non ho partecipato, ma insomma, che era un tentativo di retrospettiva sostanzialmente, per un pubblico internazionale, per una mostra realizzata dalla Fondazione Cartier-Bresson di Parigi. E questo è una cosa anche molto importante. Il libro che ha un doppio compito molto delicato: come sintetizzare non una fase o un progetto, ma un arco di carriera piuttosto lungo di un fotografo per un pubblico internazionale che non conosce forse molto bene l'autore, ma non conosce, o forse conosce con degli stereotipi, la materia di queste fotografie, che è il paesaggio italiano. E questo è un problema che secondo me si è posto anche con un altro libro di Guido Guidi precedente, curato da un fotografo americano importante, che è John Gossage, che si chiamava A New Map of Italy, dove è interessante vedere come un lavoro realizzato a partire dagli anni Ottanta, soprattutto, diciamo, certo, nella consapevolezza di un dibattito internazionale della fotografia, soprattutto statunitense, però un lavoro nato dentro un'idea di costruzione di una cultura fotografica italiana, penso si possa dire, come oggi possa essere ripresentato a un pubblico internazionale che magari, adesso mi riferisco soprattutto
al caso di Gossage e di quel libro che si chiamava In un campo di Italy, che di committenti, di editori che magari dell'Italia hanno in mente l'opera, la pizza e la pasta asciutta, e che magari cercano nelle fotografie di Guido qualche eco di queste cose, in positivo e negativo. Gli altri due libri di cui si è fatto cenno, Per strada e In Sardegna, sono questi due cofanetti in tre volumi che penso che sono particolarmente importanti proprio perché ci parlano della capacità editoriale che una volta non esisteva, anche economica, di pubblicare non più solo il classico libro fotografico, se è morto da poco Robert Frank, no? Di American, so, American Photography di Walker Evans, il libro di 40, 50, 100 fotografie. Oggi ci troviamo di fronte a una possibilità economica, tecnologica, quasi da Instagram, con dei libri fotografici dove le stampe a contatto 20-25 sono riprodotte con la massima accuratezza, in quantità, come dire, quasi in scala 1-1. In realtà, insomma, anche questi libri sono prodotto di una selezione. Però la quantità di fotografie riprodotte qui è molto alta. E nel caso di Guidi è particolarmente significativo perché un elemento che credo distintivo, insomma, del lavoro di Guido da sempre è l'idea non solo di evitare radicalmente, quasi maniacalmente, l'idea della fotografia unica. Usiamo sempre il povero Cartier-Bresson come modello negativo da questo punto di vista. Ma l'idea di Guido era proprio l'idea delle varianti, cioè di realizzare in una situazione di un soggetto diverse fotografie, come dire, democraticamente uguali una all'altra, dove non ce n'è una più importante dell'altra e dove anzi è importante del lavoro è proprio questa idea di una serialità. Nei suoi libri precedenti, credo anche già insomma dalla sua prima fotografia retrospettiva come Varianti, c'era già un indizio di questa cosa con fotografie molto simili pubblicate fianco a fianco, quasi come dei dittici. In questi libri oggi è possibile invece mostrare molte più fotografie dello stesso soggetto, alle volte anche alle volte realizzate, diciamo, contestualmente nell'arco di pochi minuti, e alle volte con dei ritorni sullo stesso luogo, lo stesso punto di vista a distanza di tempo. Quindi questi libri sono in grado di raccontarci molto meglio qual è il modo di lavorare, qual è stato, qual è il modo di lavorare di Guido Guidi, sia sul campo, sia nella costruzione dell'archivio, considerando anche che, insomma, credo che valga per Guido, è un ragionamento che è stato fatto per Gary Winogrand, c'è un rapporto attivo tra il lavoro sul campo e il lavoro d'archivio. Il fotografo non si limita a fotografare e a buttare in archivio, come dire, mettendosi alle spalle delle cose, c'è una pratica anche banalmente tecnica del rivedere per stampare il negativo, per rivedere i provini, per ristampare eccetera eccetera, che nutre, diciamo, un circolo virtuoso dove il rivedere il lavoro che si è fatto nutre poi il lavoro che si torna a fare sul campo. Quindi, diciamo, in maniera importante credo che anche da quello che può sembrare oggi, diciamo, con Guido, no? Quando eravamo piccoli, c'era stata una biennale nella quale qualcuno criticava questa biennale di Carandente, dove c'era, non mi ricordo chi c'era, forse era Kiefer, che monumentaleggia, si diceva monumentaleggia. Questi libri che potrebbero essere accusati di monumentaleggiare, diciamo, in realtà sono umilmente un tentativo di trascrizione o di restituzione proprio del processo pratico mentale di lavoro sulle varianti che Guido Guidi ha fatto, e anche dell'insistenza e la perseveranza del lavoro. In qualche modo io tendo a pensare, parlavamo prima con Laura Moro, Per strada potrebbe essere visto come una costola dei cinque paesaggi, uno dei cinque paesaggi. Per strada è un trittico di libri e di volumi dedicato al lavoro che Guido Guidi ha realizzato per strada, ma diciamo lungo la Via Emilia, a partire da Cesena e venendo verso Bologna e irradiandosi verso Ravenna, eccetera. Sono in qualche modo
quello che cinque paesaggi individuavamo più o meno insomma, fondatamente, cosa Guido ci dirà se è un'idea che ha senso, come i luoghi che biograficamente sono più vicini alla sua lingua, alla sua storia, al suo paesaggio, no? Insomma, non è che c'è differenza stilistica rispetto a tutte le altre cose che ha fotografato, però l'idea è che era un tema particolare della fotografia di paesaggio, fotografare i luoghi nei quali si è nati, che si è frequentato maggiormente anche per ragioni non artistiche e non fotografiche. L'elemento biografico ritorna in parte anche in quest'altro libro pubblicato in Sardegna, che è composto di due parti. Una è un viaggio realizzato nel 1974 di Guido con Marta e un amico, Maurizio Predasso, la luna di miele di Guido e Marta, che è diventato una specie di viaggio on the road in Sardegna, ripetuto, un tentativo di fallito di ripetizione nel 2011 con altri mezzi, con la 2025 a colori. È un altro tipo di libro ancora, diciamo, nel senso che questo, insomma, questi sono due lavori che esistevano e che oggettivamente hanno suggerito a Guido proprio nel 2011 anche di provare a ripercorrere l'itinerario del 1974, però diciamo il lavoro del 74 era sostanzialmente inedito ed è stata credo un progetto di Irina Zucca Alessandrelli di montare questa mostra e di realizzare questo libro che metteva insieme per la prima volta due lavori che insomma, non erano mai stati mostrati e messi insieme. Che altro dire? Mi fermo qua, osservo solo insomma, che dal punto di vista della costruzione della storia della fotografia monografica sull'autore, ma anche della sua significatività temporanea a livello italiano e internazionale, questo è un momento importante. Ci troviamo di fronte a delle possibilità nuove editoriali. Curiosamente, molte volte è l'occasione di fare il libro che stimola a fare ordine nell'archivio, sia dal punto di vista materiale, concreto, della catalogazione, sia dal punto di vista della riconsiderazione di ciò che nell'archivio si è accumulato nel corso del tempo, non solo in termini di fotografie, ma anche di altri materiali. E ci troviamo un po', come dire, impreparati, credo, di fronte a queste potenzialità e nella necessità di cominciare a ragionare in una maniera più sistematica per fare in modo che, con grande ritardo se vogliamo, ma l'ampiezza e la specificità di questi lavori fotografici, nel caso di Guido oggi, ma penso che valga per tanti altri fotografi, vengano riconosciute nel modo migliore. Passo la parola. Vuoi dire qualche cosa rispetto alla preparazione di questi libri? No, non ancora. Sì, buonasera. E niente, appunto, siamo qui appunto con il maestro Guido Guidi e con Antonello Frongia, che è, insomma, è notoriamente il suo più grande esegeta, mi viene a dire, lo dico senza ironia, insomma, per la lunga frequentazione, e insomma, lui parlava dei libri a cui ha lavorato, ma senz'altro anche i libri a cui non ha lavorato, c'è stato sempre un'occasione di confronto tra lui e Guido Guidi, e in tanti anni veramente conosce benissimo il suo lavoro, quindi anche lo ringrazio di questa prolusione in cui ha già toccato comunque alcuni temi importanti, alcune di quelle che sono le caratteristiche salienti del lavoro di Guido Guidi. E quindi io qui sono quello che entra un po' dalla finestra, diciamo, no? Ed è una metafora non fotografica. E quindi io mi sono segnato magari alcune cose proprio che mi venivano in mente, mentre Antonello di fatto se non sa tutto, insomma, quasi, insomma, di Guido Guidi, e magari ci sono alcune cose che per me sono veramente ancora delle curiosità, e quindi io
procederei magari con alcuni stimoli che vediamo poi se Guido vorrà raccogliere. La prima è un po' una provocazione, quindi avrò la colpa magari di rendere un po' disorganico questa conversazione, però volevo proporre subito questa sterzata con questa immagine che non so se Guido ricorda, forse sì, la ricorderà. E appunto io appunto lavoro alla Galleria Civica di Modena, dove c'è una raccolta della fotografia che nasce dalla donazione del fotografo Franco Fontana fatta all'inizio degli anni 90, e lavoro lì da 5 anni e ho iniziato a conoscere un po' alla volta questa raccolta di fotografie e di immagini, e sono rimasto molto stupito quando ho trovato questa, che è l'unica foto che abbiamo nella collezione del comune, insomma della Galleria Civica di Guido Guidi, ed è una foto appunto sicuramente curiosa perché è molto diversa da quello che da Guido Guidi che conosciamo, insomma dal suo lavoro coevo, ma forse anche soprattutto dal suo lavoro successivo. È una fotografia appunto dove vediamo che ha colto un momento, non voglio dire un momento decisivo perché sennò faccio irritare subito troppo, però un momento culminante di una scena un po' drammatica, un po' patetica. È una foto del 1975 dove vediamo appunto diverse taglie per inquadratura, vediamo la scena ravvicinata un po' dall'alto con questa bambina tenuta da due, sembrano carcerieri quasi senza volto, questi adulti a destra e a sinistra, e lì sembra, forma quasi una croce di Sant'Andrea, no? Cioè quasi una tortura anche in questo, no? Se pensiamo anche all'iconografia sacra che so che Guido comunque è molto cara. È una scena anche un po' grottesca per certi versi, penso che siamo in campagna, penso in provincia di Treviso, no? Adesso questo non anticipo niente, nel senso sarà lui a dirlo, però vedo questi cuccioli di animali che rendono anche un po' buffa la scena, no? Un po' drammatica, un po' grottesca. E mi interessava molto perché appunto sembra una foto che c'entra poco, però io ci ho visto comunque qualcosa di significativo, di importante, un po' una dichiarazione che penso ce lo dirà lui, ancora attuale, no? Che rispecchia un'idea molto precisa del ruolo della fotografia. E quindi una fotografia che non deve forzare la realtà, perché la cosa ovviamente decisiva e importante è anche quello, è la frase, il titolo autografo, no? sotto l'immagine, che è bambina costretta a farsi fotografare. E quindi al di là del soggetto, appunto, che può sembrare insolito, è interessante l'idea di formare questo momento in cui c'è una persona che non vuole essere fotografata, ma la si costringe ad essere fotografata. Quindi questo forzare la realtà a mostrarsi non così come è, ma come si vuole che appaia. E questo mi è sembrato un aspetto interessante, però vorrei sentire da Guido intanto se vuole di raccontarci qualcosa di questa foto, sono molto curioso, mi farebbe piacere, e poi la sua considerazione rispetto a queste riflessioni. Dunque, la storia è molto semplice. Ero in facoltà a San Trovato di Canzone, vicino a casa del custode, sono arrivati queste due persone con la complicità del custode, dai fagli la fotografia, fagli la fotografia alla bambina, dai i genitori, non mi ricordo chi erano, no? Hanno preso per mano, sì. Si sente? Niente, quindi ho fatto quella fotografia, ma appunto l'ho stampato per regalargliela, perché me l'avevano chiesta così amichevolmente, no? Poi ho detto, beh, la tengo anche per me, ne ho una sola copia. Una l'avevo data questa, io non ho la copia, perché l'ho regalata a Franco Fontana, che mi ha dato uno scambio, sì. E così la didascalia è un
minimizzare anche un'operazione un po', come dicevi tu, anche di ribaltamento, no? Che è costretta, ma anche la fotografia costringe in qualche modo, no? Quindi non è... C'era Franco Renato Parisi che diceva anche negli anni 60-70 concettuali erano freddi e scrivevano in macchina per mostrare la loro freddezza. I concettuali di poi, di quanti 10 anni fa, scrivevano a penna. Allora io non so come collocarmi in questo caso qua, perché scrivevo a penna negli anni 70. se Padrini ha ragione, c'è una questione di calligrafia o di cosa. È interessante anche il rapporto tra immagine e testo, nel senso che ovviamente in questo caso sono inseparabili, e il testo, come appunto nel lavoro di molti artisti dell'epoca, è decisivo per modificare o ribaltare il senso dell'immagine. Un'immagine appunto del 75, che è un anno, insomma, un anno importante, perché a parte è l'anno, come ovviamente sai, della mostra di New Topographics, che per te è stato un punto di riferimento non solo per te, insomma, importantissimo. E anche l'anno, insomma, che l'artista Adriano Altamira definì proprio come l'anno della fotografia in Italia, dal punto di vista ovviamente delle arti visive, nel senso che ci furono tante mostre, tanti libri sugli cosiddetti appunto artisti che usavano la fotografia, no? E insomma, poi l'arte concettuale ha comunque, ci hanno convissuto ed è stata importante anche per fotografi molto diversi, tra loro come, per quanto poi coinvolti anche in progetti simili come Luigi Girri, come Mimmo Iodice o anche Ugo Mulas, no? Che hanno anche conosciuto, lavorato con questi artisti. Ero un po' curioso di chiederti, a parte ovviamente i tuoi riferimenti di fotografi più fotografi, insomma, per intenderci brutalmente, ma più tradizionali, come ovviamente da Walter Evans a Friedlander, appunto alcuni New Topographics come Robert Adams o Lewis Boltz, tradizionali. Per semplificare, fotografi che gli piace definirsi fotografi e gli piace fare la fotografia finita che parla con il linguaggio della fotografia, mentre appunto altri artisti usavano la fotografia insieme al testo oppure facendo sovrapposizioni. Ma se te dici così che usavano la fotografia, vuol dire che la fotografia non è una lingua, che la lingua non si usa. Sì, era una semplificazione un po' per il linguaggio che è stato usato. Hai citato Barilli e mi ricordo lui stesso, la prima mostra che io curai, che mi disse, la prima mostra di fotografia che io curai con alcuni fotografi, sì. Mi chiese, ma sono fotografi o artisti che usano fotografia? Io stesso mi arrabbiai un po' con lui, chiese, ma cosa significa? Era appunto per distinguere magari questi artisti da, non lo so, altri che, non so come... Douglas Kubler o Ian Dibbets, che usavano appunto usavano la fotografia facendo una allestendo la fotografia, facendo un display, diciamo, di queste fotografie un po' diverso, oppure combinandole di più col testo, ma tutto era molto fluido, non c'erano naturalmente questi muri che è stato detto dopo. Però più che altro volevo sapere, rispetto a questi artisti, come era un momento per te decisivo nella formazione tua, no? del tuo linguaggio fotografico, del tuo modo di lavorare all'inizio degli anni 70, come vedevi questo, che ricordo hai, come vedevi queste mostre dove c'erano questi fotografi o questo modo di da parte del sistema dell'arte di accogliere la fotografia in un modo che in quel momento era un po' diverso appunto da quello del MoMA, no? Da quello di... Sì, ma non ho capito quali mostre, scusa. No, parlavo di artisti come... artisti che usavano la fotografia magari preoccupandosi meno dell'estetica fotografica, ma usandola più come nella performance oppure nella arte narrativa,
se è un mondo che così che ti interessava, che a cui guardavi, oppure anche no. Ma io no. Sì, in quegli anni io guardavo molto quello che succedeva, andavo ovviamente a tutti i triennali perché erano a Venezia, venivo a Milano, andavo. Però sì, appunto, questo forse è un po' un discorso. Ma la fotografia non si fa con l'intelligenza. Questa risposta va benissimo, Guido. Era un po' alla fine quello che volevo anche sentirmi dire, un po' la risposta anche questa. No, la storia di concettuale. Della freddezza anche, la freddezza, Robert Kahn dice, sì, la freddezza, finché diventi morto che sia ancora più freddo, insomma, no? Questa è la storia della freddezza che andiamo di moda negli anni 70. I fotografi dovevano essere, gli artisti dovevano essere freddi e quindi usavano la fotografia, perché se no, se usavano la pittura erano troppo caldi, no? Nel senso di McLuhan, no? Ecco. Che senso ha questo discorso? Gli artisti che usano la fotografia, che è venuto fuori dopo, anche più tanto, adesso visto che parliamo di Barilli ero dopo 20 giorni dopo le Torri Gemelle famose, no? Ero a New York e inaugurò una mostra alla galleria, mi ricordo. Entra Renato Barilli. Devo salutare, cosa ci fai qua, insomma. Voi che ti presenti Steven Soor, che era presente, che era venuto per andare a pranzo, no? Ma no, sai, non mi interessano gli artisti che usano la fotografia. Voi dimenticherei il suo nome appena esco da fuori della porta. Io non lo so, insomma, non è male. Fondamentalmente imbarazzato di questa. Sono stato il test, quello di Schwarz molti anni fa. Quello di Schwarz, no? La fotografia era. Ancora stiamo a titubarsi, a masturbarsi su questa. Perché questa testa che usa la fotografia? Allora. Ma bisogna avere la patente per usare la fotografia, la patente di artista. Ma io, ci sono i meccanici che usano la fotografia, cazzieri, ci sono gli architetti che usano la fotografia, però almeno loro lo usano, tra l'altro, ma no, nel senso che è funzionale, no? Ma è funzionale che all'arte, la fotografia, che è funzionale all'arte, cioè un artista, ma allora la fotografia non è un linguaggio, se è una tecnica. Ma siete sicuri? Siete sicuri che la fotografia non ha un linguaggio? Quando si sa benissimo che tutta l'arte contemporanea, ma non solo l'arte, la sociologia, l'urbanistica, sono nate perché c'è stata la fotografia. La psicanalisi è anche nata insieme alla fotografia. Ma scherziamo, ragazzi. Già Schwarz non ha ciò. Diceva questa cosa. Alle 30, no? E noi in Italia siamo ancora qua che discutiamo, tu dici, ma la fotografia è tradizionale? Sì, la fotografia, cos'è, una cosa semplice, la fotografia è quella roba lì, siccome non lo si capisce, gli artisti non lo capiscono, i galleristi ancora meno, i direttori dei musei ancora meno, bisogna dargli la veste concettuale, no? Ah, ho messo tre fotografie insieme, l'ho fatto anch'io. Ho messo tre fotografie. Ah, ma allora è un concettuale. La fotografia. Posso intervenire una cosa? No, però questa questione, per provare a girare il discorso un po' anche sul titolo di questa serata, insomma, sul paesaggio e l'insistenza dello sguardo tuo nel tempo sul paesaggio, penso che insomma è una questione rilevante. E questo è un ragionamento, insomma, che abbiamo provato a sviluppare con la mostra Cinque paesaggi che avevamo fatto di CCD a Roma. Vabbè, è un problema, penso,
il linguaggio della fotografia internazionale, problemi di questo tipo, del riconoscimento, non chiamiamolo del valore artistico, ma semplicemente del valore intellettuale, del lavoro vostro, cioè di fotografi che avete usato un linguaggio diretto, trasparente, come dire, non gestuale, con proprio anche una trascrizione dello sguardo, dove non c'erano banalmente nella stampa forti contrasti, colori modificati o particolari acrobazie di inquadratura, insomma questo tipo di linguaggio che ovviamente non è mai neutrale, non è mai trasparente, ma tendeva anche eticamente, no, a evitare queste forme di creatività o di soggettività o di soggettivismo, è stato spesse volte equivocato nel bene e nel male come una mera registrazione tecnica che la macchina fotografica permette di fare di una cosa che sta lì fuori e che a sua volta poi non ha nulla di artistico perché è un paracarro lungo la via Emilia o un campo che si incontra vedendolo dal finestrino della macchina. C'è un problema culturale, per cui diciamo che il grande pubblico, anche all'estero, io credo oggi, ma molte volte, e anche alcuni critici che non conoscono lo specifico della cultura della storia della fotografia, equivocano su questa cosa. Dall'altra parte, io penso che voi su questo avete anche in qualche modo giocato, per una serie di ragioni, anche io penso che c'è stata una quota di snobismo nel distinguervi dagli artisti che in quegli anni avevano più o meno successo nelle gallerie. Nel tuo caso in particolare, insomma, nel voler insistere a usare questo termine fotografo, negando la parola artista, personalmente penso che insomma sia più un gesto che altro. Tu oggettivamente sei un artista, è un gesto, fai quello che vuoi, un gesto concettuale, non lo so, però insomma è un gesto, no, questo di volersi dichiarare fotografo per apparentarsi, lo capisco molto bene, c'è una lunga tradizione, insomma, più al fotografo che ha uno studio commerciale che al fotografo artista che lavora per le gallerie. Però da parte vostra, nella costruzione proprio pionieristica, in qualche modo, che avete fatto di una cultura fotografica italiana, voi con coloro che vi seguivano, con i critici, con gli storici, insomma, c'è stata una ambiguità voluta in un certo senso da questo punto di vista. Ora, oggi ci troviamo di fronte a una situazione un pochino strana, nel senso che dal mio punto di vista molti di questi problemi sono superati. Tutti sanno che un Robert Adams o che un Lewis Boltz sono quasi tutti, insomma, no? Che sono degli artisti, anche se fanno delle fotografie come quelle che uno potrebbe prendere come le fotografie che fa l'agente immobiliare, come si diceva allora, no? Delle fotografie senza stile e senza arte. Forse è Lewis che ci chiama per dire che ho detto una sciocchezza. Sicuramente c'è un problema ancora tra il pubblico generico, però insomma gli editori hanno editori come Mac, come anche per certi versi Steidl, grandi editori, hanno svolto e stanno svolgendo un ruolo molto importante invece nel, come dire, valorizzare questo lavoro che voi avete fatto e anche che, cioè, generazioni successive, anche di giovani oggi, stanno facendo in questo solco, in questo sentiero. Il mio problema dal punto di vista di uno che si occupa di storia e anche di storia per il futuro è la domanda: qual è l'opera? È l'opera che ha una iscrizione manuale, che può essere la firma o qualche altra cosa, è l'opera che semplicemente si trova nel tuo archivio e quindi tutto quello che è nel tuo archivio, ogni singola fotografia è un'opera singola, è una serie, una sequenza, un progetto che hai realizzato nel corso del tempo o in una giornata o perché ti hanno chiamato in Sardegna quella settimana a fotografare, o è opera la sequenza che hai definito per il libro. Può anche essere che non c'è una risposta, che ci possono essere
tanti tipi di opere che si intersecano una con l'altra, però è una domanda che ti volevo fare. Ha senso pensare a questo concetto di opera oggi su quello che tu hai fatto e continui a fare, oppure no? Ha senso pensare alla parola di opera, al concetto di opera? Aspetta. Da quattro soldi. Sembra Luigi in una conversazione. Luigi Ghirri, vorrei dire. Sì. Tra amici. No, ma queste si trascurano, perché non possiamo continuare a chiamare le fotografie con fotografie. Dobbiamo usare un termine più. Per esempio, opera. Ah, ho detto Luigi. Ho detto magari. Ecco. L'opera è tutto il percorso. Allora, per esempio, le mie fotografie, ma anche quelle delle mie, le firmo solo se le devo vendere, perché me le strappano in mano in qualche modo, no? Allora, sono vicino al pensamento che Giovanni Bellini aveva quando dipinse l'ultima opera, prima di morire. Il titolo dell'opera faccio che si guarda allo specchio. Giovane donna che si guarda allo specchio. Sul cartiglio che è appoggiato sulla palancana c'è scritto Giovanni Bellini pingeva anno 1515. Ma non è molto, no? Pingeva al passato. Stava facendo, ma questo è importante, che Giovanni Bellini tutte le volte firmava Opus Giovanni Bellini, e c'era anche una lettera di cosa? A Isabella d'Este, una lettera del bambino a Isabella d'Este, dove dice: non è possibile che io veda un dipinto di Giovanni Bellini prima che lui lo abbia fornito. Allora, uno che non fa mai vedere niente prima, però scrive che non è finito. Allora, l'archivio non è finito. È un magma. Ho fatto delle fotografie, sono lì, ma queste fotografie, messe una vicino all'altra, assumono un senso. Ma potrebbe essere che potrei anche ristamparla. Meglio, peggio. Ma magari peggio, però peggio. E questo, prima dicevi, parlavi della vicinanza delle opere al luogo, no? E tu che ne parlavo una volta, la necessità della didascalia. Sì, perché la didascalia ti porta al luogo d'origine dove è stata fatta la fotografia, no? Però ti permette di fare anche un confronto. In qualche modo ha ragione Merleau-Ponty. No, Merleau-Ponty, David Frost dice: dipinto non è ciò che rappresenta, ma ciò che trasforma. Allora quando Wittgenstein dice: il fotografo per vedere come la realtà si trasforma, non fa altro che ridire questa stessa cosa. È la trasformazione che ci interessa. La trasformazione del magma. Niente di definitivo. Per carità, invece la firma suggella è tutto un processo. Andare sul posto, vedere, guardare, ritornare a casa, fotografare. Guardare quello che ho fotografato e dire: ma che cazzato ho fatto oggi? Veramente. Poi ci ritornano, però non è mica neanche male, anche se è sporca. Anche se c'è una macchia, figurarsi, dopo che hanno detto che c'è una macchia. E poi le fotografie sbagliate, Claudio lo sa, insomma, no? Ci fanno delle fotografie sbagliate che non ha sentito Claudio. Era distratto. Sì, appunto, in una delle interviste appunto,
marchi questa differenza, è una cosa molto interessante, no, tra te e Luigi Ghirri, sul fatto che mentre Ghirri alla fine battezzava una fotografia che sì, battezzava nel senso sceglieva una fotografia che significava da sola per se stessa, no, che la isolava, dicevi, dal rullino, mentre tu concepivi una sequenza, un problema di comunicazione. A me, per esempio, è per avere il suo discorso qua, le palle adattate, sapete cosa sono le palle adattate? Eppure sapete cosa sono le palle adattate? Nel Medioevo esistevano i politici, cioè erano dedicati alla memoria, rammemorare le cose, no? Rammemorare la questione di Cristo piuttosto che la droga. Mentre le palle adattate che nascono più o meno a 400, 500 soprattutto, rammemorando sempre anche il politico, naturalmente, però la palla adattata di Tiziano è l'enfasi della Madonna in trono, pubblicità, comunicazione. Ai piedi c'è la predella, però. Come? Ai piedi spesso c'era la predella invece che raccontare una storia in sequenza. Erano due modi diversi di fare, predella, di raccontare. La predella o una, come l'abbiamo chiamata? Mi confondo. Il politico, la predella o il politico, non è la stessa roba. Il politico rammemora, l'arte della memoria era una. Cioè, raffiguro questo perché ci ricordiamo di questo, non per fini comunicativi o propagandistici, cioè. Anche la Chiesa lavora dentro la propaganda, già dal 400-500, forse anche prima, ma almeno i pittori non erano invitati, adesso ci sono i grafici e i pubblicitari che sono al servizio del potere economico, no? Quindi sì, per te c'è l'importanza di, lo vediamo benissimo, insomma, in questi libri, ma in generale nella tua produzione, di accostare anche immagini che, insomma, per l'occhio disattento sono tutte uguali, no? Invece chi si sofferma a guardare nota le piccole differenze che nascono dalla differenza di tempo, no? da uno scatto all'altro, in cui cambia appena magari il soggetto è uguale, in realtà cambia lo sfondo, perché cambiano le nuvole o cambia leggermente la tonalità della luce o cambia leggermente un'ombra. Ed è interessante, però volevo chiedere rispetto a questo discorso anche sull'archivio che faceva Antonello, se in luce può essere paragonabile un po' all'archivio, cioè se nel momento in cui tu hai questa piccola sequenza di fotografie in cui tu scegli, no? Cioè, fai una scelta di immagini, no? Nel momento in cui l'hai davanti, e invece poi quando poi è cresciuto l'archivio, si hanno l'infinità di fotografie dell'archivio, ci si ritrova magari come in questi, no? In queste occasioni, no? In occasione di una mostra o di un libro, a dover scegliere e rimettere insieme le immagini, selezionandole. C'è una relazione tra questi due momenti molto diversi in realtà, però c'è uno stesso modo di ragionare su come le fotografie stanno insieme o possono stare insieme, dal piccolo al grande, dal micro all'esteso. Cioè dal piccolo? No, dal lavorare su una piccola sequenza scegliendo tra un numero limitato di foto al momento in cui ci si trova davanti a un archivio, si deve scegliere anche delle fotografie dell'archivio per ricostruire diversamente una storia, un racconto più ampio. C'è un po' uno stesso modo di ragionare nel mettere insieme una fotografia? Si comincia sempre a caso. Non c'è un io sono contrario ai progetti, così come vado a fotografare, lavoro sul campo. Ma come diceva Antonioni, che gira domani mattina, ma ancora alla sera non sa cosa filmare. Ecco. Certo, anche nel lavoro di molti fotografi di oggi c'è questa ambizione indotta di avere un progetto. Perché un progetto
significa che hai pensato, no? Ma la fotografia non è un pensiero verbale. E quando noi pensiamo, chiudiamo gli occhi perché pensiamo verbalmente. Non pensiamo per immagine. Anche Suárez disse la differenza tra una fotografia di qualità e una fotografia di uno scrittore è che il fotografo non ha pensato prima, non ha fatto il progetto prima. Questo non è mica vero. Solo una volta eravamo a cena a Chiudea e abbiamo detto questa storia del progetto non è esagerata. Progetto è quindi due mattina preparo le macchine perché domattina mi alzo presto. Vado a fotografare, faccio un pezzo di strada, lavoro, incontro, faccio degli incontri come Walser da una passeggiata, scende Robert Walser, no? Scende il strada, cammina, incontra il libraio, incontra questo, quest'altro. Io che qua c'è tutta una storia un po' più complicata sul progetto, perché mi ricordo che è una cosa anche con Paolo Costantini, una parola che viene da fuori, secondo me è un inglesismo in realtà, non è il progetto che tu dai al muratore per tirare sui muri e li deve fare in questo modo, è un project, ho un progetto, ho in progetto di fare qualche cosa, di buttarmi avanti, no? Gettare avanti qualche cosa senza sapere esattamente, ma il progetto è di mettersi nei guai, di mettersi in una condizione di fare una cosa e di ritornare a fare una cosa senza sapere in anticipo quale sarà l'esito definitivo. Però è una questione interessante dal mio punto di vista, perché sui libri vorrei dire una cosa che tu non hai detto, che poi è vero che cominci a caso, però hai dei principi a cui cerchi di attenerti per quanto possibile. Cioè, per te il libro non deve essere un momento di invenzione, dove si prende fior da fiore e si rimonta una storia più o meno narrativa o un catalogo, cioè, o surrealistica con degli accostamenti tra fotografie. Mi sembra che il tuo tentativo è di fare in modo che, per sintesi necessariamente, ma il libro in qualche modo ripercorra una biografia di cose fatte. Prima sono andato lì e poi sono andato lì e poi l'anno dopo eccetera eccetera. Quindi questi libri tendenzialmente sono organizzati in una maniera cronologica che idealmente registra anche degli sviluppi di pensiero, dei cambiamenti di atteggiamento, delle maturazioni di idee visive eccetera eccetera. Quindi credo aver capito che per te questo è un elemento piuttosto importante. Il libro non potrà mai essere la trascrizione uno a uno di quello che c'è in archivio, tantomeno di quello che si è pensato, però tendenzialmente, come dire, come tensione c'è questa etica di fare in modo che il libro non sia un momento di invenzione. Questo connota un certo atteggiamento per me artistico, o comunque del fotografo. Se guardiamo questi libri, dico una parola brutta, da utenti, diciamo, no? Proprio per non definire, però è interessante, è importante, perché da una parte questa organizzazione dell'archivio, dei libri, ci restituisce lo sviluppo di un tuo pensiero, che magari non è un pensiero progettato, ma con gli strumenti molto semplici e molto banali della storia dell'arte, in questo grande, enorme archivio di registrazioni, noi vediamo, e questo in realtà è uno studio che rimane ancora tutto da fare, che nel corso degli anni tu, come Bellini o come un altro artista, hai sviluppato dei tuoi microlinguaggi, dei tuoi idioletti, delle tue lingue, delle tue manie, sia, come tipico per la fotografia, per il modo con cui fotografi, sia per ciò che fotografi. Quindi si capisce che a un certo punto, forse casualmente, per serendipity, hai scoperto che un rimorchio telonato di un camion può essere interessante, e negli anni, quando incontri un camion telonato colpito da una certa luce, continui a rifotografarli, tornando a memoria magari o non a memoria, insomma, su questo tema visivo.
Nella storia della fotografia di paesaggio italiano, se lo vogliamo chiamare così, secondo me questo è interessante perché tu, rispetto ad altri, hai la tua specificità tematica, cioè ci hai insegnato, per dirlo in un altro modo, che certe cose o certi frammenti che non hanno neanche veramente un nome si possono guardare e si possono fotografare. Cioè, come si diceva, qualcuno ha fatto un discorso su Eggleston. No, su Eggleston si diceva, no, hai annesso al campo visivo, al campo delle rappresentazioni, delle cose che nessuno aveva mai forse, difficile dire, ma insomma, no, raccontato, guardato, osservato, hai provato a dare forma a delle cose che magari nella storia della fotografia, almeno in Italia, no, ma dico che tu l'hai fatto, ma altri lo hanno fatto a modo loro e ognuno ha insomma, la sua palette e i suoi soggetti. Anche dal punto di vista in realtà degli sguardi stilistico, qua vediamo delle fotografie frontali, vediamo delle fotografie di scorcio, vediamo delle fotografie molto complesse alle volte in termini di relazioni tra le parti, si vede dall'archivio organizzato cronologicamente che ci sono stati degli sviluppi. Credo che si veda dal punto di vista dell'artista, anche come tu abbia sperimentato, proprio anche in un modo, questo sì, proprio da fotografo professionista, ma compriamo un obiettivo grandangolare, vediamo come funziona il paesaggio dentro un obiettivo grandangolare, che vuol dire ragionare anche coi generi, vuol dire, ma tu mi hai sempre detto, no, io non faccio vedute, non mi interessano i panorami, no? Che cosa è un... Cosa sono i generi rispetto al paesaggio? Che cos'è una veduta di un paesaggio? Si può fare un dettaglio di un paesaggio? Quanto bisogna scendere di scala per poter dire che è un dettaglio o un particolare o una sezione, o eccetera, eccetera. Ma questo si vede dentro l'archivio. Si vede dentro l'archivio quando ci si mette a lavorare con i libri. Cosa vuol dire lavorare sul paesaggio con un grandangolare? Cosa vuol dire lavorare con certe luci, con certi colori, con certe distanze? Cosa vuol dire lavorare su dei paesaggi come quelli della Bassa Padana con i lunghi orizzonti, o cosa vuol dire andare sul Monte Grappa e affrontare una materia come quella della Luna, per certi versi, minerale, eccetera, eccetera. Quindi queste cose, dal punto di vista dello storico dell'arte, si vedono, ci sono delle strutture che magari tu non hai elaborato in una maniera pienamente cosciente o non ci hai mai riflettuto, ma mi sembra di capire che poi l'occasione di fare il libro è un modo di riflettere su queste cose, ed è un momento interessante, almeno questa è la mia esperienza, in cui ci si riflette collettivamente. Quando abbiamo lavorato con Laura Moro, dal punto di vista in qualche modo di una istituzione che si occupa, come l'ICCT, si occupa di documentazione dei beni culturali, tu con la tua biografia, io come dal punto di vista della storia della fotografia o della storia dell'arte. Ed è insomma questo sguardo moltiplicato sull'archivio, su questi stessi materiali, che genera un tipo di storicizzazione nuova. Tra l'altro voglio dire anche che noi abbiamo spesse volte cercato di registrarla proprio in una forma di conversazione in questi libri, più che di testo critico, proprio per questo, proprio per evitare l'ambizione di chiudere un testo critico nel quale il lavoro di Guidi del 75 si mette in un cassetto o nell'altro, ma di usare questa occasione per fare una riflessione collettiva, che è quella che dovrebbe fare un vero e proprio libro, che in qualche modo è un'opera e che è aperta e che propone al lettore spettatore di guardare le fotografie, di andare avanti e indietro tra le fotografie e le cose che si dicono nella conversazione e via di seguito. Questa è la mia idea, diciamo. E lo dico perché, di nuovo ritorno su questa idea, mi sembra che questo sia un momento particolare nella difficoltà, no? Di lavorare, le occasioni concrete che si rendono disponibili anche grazie a delle occasioni editoriali diventano poi un modo di fare una riflessione sulla tua fotografia e anche in qualche modo di storicizzarla e di capire quello che è avvenuto. Secondo me sarebbe interessante poi invece moltiplicare e condividere questa cosa in un prossimo futuro, non solo a livello monografico, ma anche con altri fotografi e altri storici e critici che hanno riflettuto sulla fotografia in quegli anni e in tutto il periodo che è venuto dopo. Non ho una domanda.
Ma sì, aspettavamo Laura Moro che doveva inserire. No, ti rispondo lo stesso. Vai. No, una delle mie ambizioni quando ho iniziato a fotografare, che ho conservato anche quando ho montato il libro Varianti, no? Era quello di fare un libro di storia della fotografia attraverso le immagini. Un libro che raccontasse la storia della fotografia attraverso una fotografia che facevo io, raccontando, imitando, copiando Zé piuttosto che Evans, piuttosto che altri. Tutto lì. Quindi usavi la molte delle fotografie mie sono delle citazioni dalla storia della fotografia, ma non solo, insomma, no? Non sono un citazionista, però in qualche modo visto anche come la fotografia sia stata messa da parte e continui a esserlo, questo di rileggere la storia è un modo per fare didattica anche a me stesso. Questo è un tema importantissimo rispetto alla percezione del paesaggio e alla rappresentazione del paesaggio, non solo fotografica. Si può pensare di guardare le cose, di guardare con occhi puri, o stiamo sempre comunque guardando le cose con gli occhi sulle spalle dei giganti, dei maestri, eccetera? Nel tuo lavoro, a rischio di citazionismo, effettivamente ci hai ricordato continuamente che la tensione era di essere presenti fenomenologicamente in quel punto preciso, in quel momento, anche se non vogliamo parlare di momento decisivo, ma in quel momento in cui, in quel punto, no? Georeferenziabile, le cose si vedevano così in quel giorno, sarebbe bello dal mio punto di vista un po' maniacale di ricostruire proprio la data. Dall'altra parte, quell'essere lì, di confrontarsi fenomenologicamente con quella roba lì, che è una pozzanghera, ma è anche in cui si riflette l'acqua che diventa un'altra cosa e tante cose, di riflettere anche su quello che c'è a monte nella cultura nella cultura visiva in generale, con tutte le complessità del caso, perché nel tuo lavoro poi appunto si sedimentano molta fotografia americana, un po' di fotografia francese e tedesca, e poi insomma molta pittura e molta arte, penso di poter dire, soprattutto italiana del Rinascimento. Quindi per me è importante, perché di nuovo uno può prendere queste, e sono state prese come registrazioni, poi vogliamo dire, insomma, no, Guido, smettila di fotografare l'immondizia, sembra che lo fai apposta per scontentare il committente, eccetera eccetera. Le tue fotografie in passato, non solo le tue, sono state prese non solo come mere registrazioni, ma addirittura come delle provocazioni di fronte a uno spettatore che si domanda: ma perché? Cosa c'è da vedere? Ma in realtà sono delle documentazioni di un paesaggio che cambia molto radicalmente, e sono anche delle registrazioni di una tua riflessione artistica, sostanzialmente, del tuo rapporto con la tradizione. Solo che è tutto un po' in un enigma, in un rebus. Ma sì, però neanche tanto, insomma, no. Ma devi comunque ricordare che io ho vissuto il 68, no? Ero all'università quando c'è stato il 68. Allora, quando studiavo il disegno industriale, subito dopo, la scuola era una scuola finanziata dai mobilieri di Treviso, che quando noi studenti incominciamo a protestare non voler più progettare il divano o la poltrona da mettere in salotto, ma piuttosto occuparsi dell'arredo urbano, i mobilieri trevigiani abbandonarono finanziamente, no? Certo, c'era questa cosa, anche la nascita della facoltà di urbanistica, che doveva produrre nuove persone non più compiacenti alla politica, ai politici del tempo,
dove ancora peggio per i fotografi c'era la richiesta di fare delle fotografie appunto, non so come, elogiative, delle fotografie, le ultime anni le chiamavano fotografie lusinghiere, no? Ecco. E il pubblico non consapevole, era quello, la maggioranza rispetto al mondo della fotografia, richiedeva fotografie lusinghiere, no? Perché tanto molte volte se fotografare una molla sparti traffico, arriva qualcuno in bicicletta, si ferma e dice, ma è del comune, no, no? Ma guarda, fa un chilometro, c'è una vedotta bellissima, no? La fotografia lusinghiera, no? Giusto per prendere uno sguardo un po' distaccato, anche se stasera sei tu qui giustamente a essere celebrato dall'alto della tua carriera, però io penso che c'è stata una parte di fotografia italiana, ma non solo, che sulla fotografia lusinghiera ha fatto una ricerca seria e consapevole, cioè il tentativo di confrontarsi con gli stereotipi visivi, con la bella fotografia, con la cartolina, per alcuni autori è stato un motivo interessante di ricerca, consapevolmente, diciamo, palatabile, come dicono, no, piacevole per un pubblico, ma anche quello in realtà nutrito di una grande cultura, poteva essere quella della fotografia classica o della pop art per certi versi, eccetera, eccetera. Quindi io farei una distinzione, poi dopo non faccio i nomi, insomma, no, però non faccio nomi, capisco perfettamente, comunque c'entrano. No, cioè, tipo la cartolina piace a tutti, no? Se fai delle fotografie cartolina ironicamente intesa, piace agli intellettuali e anche a tutti. E quindi siamo nell'ambito della comunicazione, non della ricerca. Non basta, diciamo qui. Vi distraggo un attimo da questo ragionamento dentro la fotografia, insomma, con molto interessante, e torno un momento sul tema del paesaggio e poi anche di nuovo su quello dell'archivio, e ovviamente faccio la parte dell'istituzione, no? Che ha, che si confronta poi con appunto con il tema del paesaggio e cerca di comprendere quali possono essere oggi strumenti per approcciare correttamente questo tema. E quando Guido parlava della sua fotografia, io non facevo altro che pensare che la fotografia come un progetto aperto in continuo divenire, senza la possibilità di essere imbrigliato in schemi concettuali, in impostazioni concettuali della stessa, ed è quello che succede al paesaggio. Il paesaggio in fondo è questo, è un progetto sempre aperto, in continua trasformazione. Gli urbanisti provano a imbrigliarlo nella pianificazione, si provano a definire i paesaggi, gli ambiti paesaggistici, le regole, e si fallisce perché il paesaggio è relazione. E allora Guido è un grande costruttore di paesaggi, anche se poi lui non ama, lo so, questa definizione, e non ho detto un grande fotografo di paesaggio, che l'ama ancora meno, ma è un costruttore di paesaggi, perché appunto il paesaggio è relazione, una relazione visiva e una relazione anche di appartenenza. Allora le relazioni, Guido crea i paesaggi perché crea una relazione visiva con quello che c'è fuori. Questa relazione visiva poi diventa una relazione di appartenenza, perché il valore talvolta viene rivelato dalla fotografia, ma altre volte viene dato.
cioè il rispetto, questo Guido lo dice spesso, l'ha scritto più volte, il rispetto che lui ha nei confronti di quello che si trova davanti, che fosse il cartello arrugginito, la piccola statuina, la striscia per terra, il paracarro, il sasso del Monte Grappa, il fatto di fotografarlo e di creare quindi una relazione diventa poi relazione per tutti, è quello che si raccoglie in questi libri, è una... non sono forme paesaggistiche, anche se poi si leggono anche quelle, perché l'esperienza che è stata fatta con Antonello sui cinque paesaggi è stato quello poi anche di riconoscere delle forme paesaggistiche. Ma quello è un ulteriore elemento che si stratifica poi dopo, a posteriori. E quindi quali sono i paesaggi che costruisce Guidi? Non sono i paesaggi incantevoli, non sono i paesaggi cartolina, non sono i paesaggi romantici, non sono i paesaggi significativi, come dicevi prima, quelli lusinghieri, esatto. Sono quelli che noi abbiamo di fronte sempre, che noi abbiamo costruito con le nostre scelte positive e negative. Qui c'è stato un ufficio tecnico che ha deciso di mettere quegli oggetti in quei luoghi. Quando poi si trova tutto questo in un libro, torna indietro e dice: ma questa è anche è la nostra storia e noi vi apparteniamo. E quindi anche se queste foto non sono belle e sono spesso sono state ritenute inutilizzabili, perché appunto non sono lusinghiere di come abbiamo trattato il nostro territorio, per esempio, e anche il territorio qui della splendente regione Emilia-Romagna, però ti torna indietro l'appartenenza. L'altra settimana Pileri diceva che gli spazi, facendo un po' un dialogo a distanza con Farinelli, che distingue tra spazio e luogo, cioè gli spazi sono il risultato sono i luoghi senza valore. Quando tu hai un luogo che è il risultato di una relazione, togli il valore, rimane solo lo spazio. E noi oggi siamo abituati a vedere spazi, e molte di queste immagini riprendono degli spazi di risulta, che non li puoi definire dei luoghi, ma ridiventano luoghi attraverso questa relazione che la fotografia di Guido riesce a creare. E questo si fa con la pazienza, guardando con insistenza, senza avere un'idea precostituita. Questo l'hai detto spesso, e lo trovo veramente una chiave anche per comprendere un modo nostro oggi contemporaneo di stare in un territorio che è consumato, abbrutito, sovrascritto, abbandonato, fintamente conservato, e quindi oggi noi, attraverso queste fotografie, questo modo di guardare a questi luoghi, a farli, questa capacità di Guido di ritrasformarli in luoghi, se noi possiamo trovare una chiave anche del nostro agire, cioè di rimettere al centro la relazione e non tanto le regole, il progetto, la pianificazione. E questo è il grande insegnamento che io vedo da queste fotografie, soprattutto quando poi vengono restituite all'interno di un libro che ti torna indietro con una forza pazzesca. Cioè il libro Per strada, i tre volumi sulla via Emilia, sono veramente un colpo che arriva indietro molto, molto forte.
positivo, ovviamente, no? Non negativo, cioè è un libro che suscita veramente un grande amore sia nel modo di fotografare di Guido, che amore proprio per questi luoghi che ci circondano. Non so se tu vuoi dire qualcosa su questo essere definito costruttore di paesaggi. Essere costruttore di paesaggi. Costruttore di paesaggi. Ma beh, sì, sono figlio di falegname, quindi e quindi sono, sì, mi piaceva usare le mani, quindi poi sono passato alla fotografia e quindi probabilmente mi è rimasto questo impronta manuale. Senti, volevo tornare invece sul lavoro dell'archivio che hai fatto su questi libri. Cioè, questi quattro libri mi sembrano quattro modi diversi di lavorare sul tuo archivio. Il libro, andiamo in ordine cronologico, il libro Cinque paesaggi è stato un lavoro che Antonello principalmente, poi insomma ci sei stato anche tu, in parte ho seguito anch'io, è stato un lavoro di scavo dentro il tuo archivio con l'idea di ricostruire dei contesti, non solo cronologici ma anche topografici, e quindi è stato un approccio proprio da storico, non solo proprio, direi da storico in assoluto, diciamo, da storico della fotografia, ma insomma un atteggiamento assolutamente rigoroso e scientifico, quindi con tutto il lavoro poi degli apparati, le didascalie, la contestualizzazione cronologica e topografica. E questo è un tipo di lavoro, quello che gli storici fanno normalmente quando vanno in un archivio. Poi c'è il lavoro fatto per la mostra, e veramente non l'abbiamo scorso molto il libro qui nelle immagini. Prima che la togli, volevo dire su questo estremo rigore scientifico e storico, che però ovviamente tutti avete visto, che quella specie di dittico che avete visto prima, di cui mi prendo la responsabilità, era un'associazione, no, una trasmutazione di forme e di temi, dove la statuina veniva trasmutata nella bottiglia e, come dire, quell'elemento religioso che nella statuina, che nella statuina stava di fronte a una cosa che non si vedeva in quella fotografia, ma si vedeva in quell'altra, con quell'incrocio di cartelli. Voglio dire, il libro è anche innervato di questi elementi un po', come dire, visionari, che ci stanno nel lavoro di Guido e che lui sottoscrive in realtà ogni tanto, ammette anche che ci sono questi elementi associativi che si possono trovare magari a valle. Questo per dire che è sempre più difficile, cioè non ci interessa neanche separare nettamente il tentativo di una ricostruzione ordinata e storica di quello che lui ha fatto, di quello che lui ha pensato. Infatti sono due fasi che si sono sovrapposte, perché voglio dire, quando si è lavorato al libro Cinque paesaggi, sono stati individuati dei nuclei, intanto la decisione di dire sono cinque, sono quelli cinque significativi, che erano la via Emilia, la via Romea, il Monte Grappa, Marghera e diciamo l'insediamento diffuso nel Veneto. Già questa è stata fatta questa scelta, basandosi sulle conoscenze dell'archivio, sono stati estrapolati dei nuclei, dopo è venuto l'accostamento, quindi non è che è stato il trucchetto che tu hai scelto le foto per accostarle, perché sono stati individuati i nuclei e poi insieme a Guido sono state fatte delle scelte. In alcuni casi Guido ha modificato le sequenze, in altri casi ha detto fate voi, e non so poi cosa spinge Guido a modificare alcune cose sì, altre no, però insomma di alcune era molto convinto, di altre meno, c'è stata molta libertà, quindi è sempre in due fasi, no? Prima la fase del lavoro sull'archivio e poi la costruzione del libro, che hanno regole differenti, e in Cinque paesaggi questi due momenti ci sono stati entrambi.
su Veramente, appunto, è una, aveva l'intento di fare una mostra, quindi una retrospettiva, per cui è stato pescato in tutto l'archivio, un po' in tutte le fasi, fotografie fatte in Italia, anche fuori dall'Italia, parte di Between Cities. Dai libri. Presidente, ecco. Sono stati scelti dai libri. Ecco, infatti mi sembra, non è un, insomma, il libro è bello, anche la mostra era bella, mi sembra un po' un lavoro di pescatore strascico nell'archivio, diciamo, adesso sono un po' troppo cattiva, però come dire, nell'archivio di Guido tu apri le scatole, come prendi bene, per cui non è difficile sbagliare, ecco. E quindi hai l'archivio come moltitudine, da questo archivio io seleziono alcune cose. Già Gossage invece aveva fatto un lavoro un po' più fino, aveva pescato, diciamo, con la canna da pesca dentro l'archivio, selezionando proprio alcune cose, non so se lui le aveva già in mente o le ha scoperte lì per lì quando ha aperto le scatole, non so come è andata con Gossage. Ha aperto le scatole, quindi lui che ha occhio e cultura fotografica ha tirato fuori in un modo molto selettivo. Per strada invece è stato un lavoro tuo dentro l'archivio di ritirare fuori questa sedimentazione dentro le scatole, poi magari ci dici tu anche un pochino meglio come hai lavorato, però è stato un lavoro profondo perché appunto ci sono state scelte delle serie, dei temi, fotografie fatte in periodi diversi, quindi una lettura complessiva del tuo lavoro. E in Sardegna invece erano due nuclei precisi, questo primo viaggio e poi una seconda committenza, due nuclei precisi messi insieme, quindi il libro di fatto è una testimonianza di questo lavoro. Questi modi diversi di lavorare dentro l'archivio portano poi a libri con significati diversi, io dico, però ci metto anche un punto di domanda, secondo te è così come dico io? A me sembrano molto diversi, e non sono diversi perché sono diverse le foto o il contesto, perché proprio si vede che dietro c'è un lavoro differente. È possibile, sì. Il lavoro del Pestranz è stato molto faticoso, molto lento. Prima è stata fatta una mostra dalla linea di confine, no? Poi c'è Antonello che è intervenuto anche. Poi finalmente è stato commissionato, ho proposto il libro a Mark ha accettato. All'inizio era ancora in forma il progetto, poi alla fine era quello. Beh, mi è costato molto fatica. Per la Sardegna è idem. La Sardegna invece è più nel lavoro, più improvvisato, meno sedimentato, però sicuramente diverso nell'impostazione. Anche la prima parte è diviso in due periodi, mentre la per strada più o meno lo stesso periodo. Per strada sono gli anni 80. Si qualche propagine verso gli anni, primi anni 90, mentre la Sardegna è 74, 15 giorni del 1974 e altrettanti dal 2011, quindi era un lavoro molto facile da mettere insieme perché c'erano due nuclei molto distinti e molto... È vero che mi sono complicate le cose nella Sardegna, perché la seconda volta per risparmiare soldi avevo comprato una macchina digitale, no? Visto che mi pagavano poco, no? E quindi dopo a un certo momento, questo è il primo lavoro che ho fatto in digitale, ma sì, proviamo, vediamo che effetto che fa, è molto come libro. Ma nel libro non è che si vede molta differenza dalla stampa, si vede nella singola fotografia. Sì, digitale è uno strumento molto pratico, veloce, incoraggiante, forse un po' troppo incoraggiante. Ma io sono nato nell'Ottocento quasi, mi faccio fatica a ricordarmi negli aspetti tecnici, se per caso tocco un pulsante
che mi va in testa la macchina, oddio, tornando, mettermi a posto, non si può lavorare in quel modo. Questo per questa foto è come si lavora nello studio di Guido, quindi le scatole, l'armadio con i negativi, il tavolo dove si tirano fuori le foto, diciamo per i pochi qui in questa sala che non sono mai stati nell'archivio di Guido, questo è il lavoro con Michael Mack. Allora, che responsabilità c'è ad aprire le scatole e mettere le mani dentro l'archivio? Beh, apro la scatola. No, la responsabilità. La responsabilità mia, di chiunque mette le mani dentro l'archivio, cioè per me, io che nell'archivio ho lavorato, sento una responsabilità enorme. Ma io tendenzialmente sono il responsabile, se no non metterei le mani nel mio archivio e neanche in quello di qualcun'altro, figuriamoci. Ecco, quindi ci vuole una dose di responsabilità. Voi che li frequentate gli archivi? Ma io chiedevo a Guido e rifatto l'idea che comunque l'archivio può essere ovviamente qualcosa di tendenzialmente dovrebbe essere organizzato anche in modo molto rigoroso, però è qualcosa di che può invitare anche a un'apertura, no? Un'apertura di significati, di reinterpretazioni, e quindi non so, l'idea che altri, perché poi all'inizio uno all'inizio al suo piccolo archivio non ci mette neanche le mani un fotografo quando è agli inizi, no? Accantona e basta. Poi un po' alla volta, andando avanti, si rende conto che inizia a avere un archivio e inizia a metterci le mani lui. Se uno arriva a livello di Guido Guidi, iniziano ad arrivare altre persone che mettono mano nell'archivio, quindi altre teste, altre storie, altri punti di vista. Cioè, è una cosa che un po' ti spaventa, un po' ti stimola, l'idea che qualcuno arrivi nell'archivio e possa costruire qualcosa di diverso, significati nuovi, cose su cui si può discutere, si può anche non essere d'accordo. Come, che effetto ti fa? Io sono curioso, invece, no? Perché è un altro punto di vista sull'archivio, che io posso col tempo sedimentare le cose, e queste sedimentazioni sono negative. No, non vedo più perché ho già visto. Arriva uno, mi sposta, non ci avevo pensato, quindi ben venga, insomma, no? Dire responsabile il tradimento, quello tradimento. Buono. Per dire, è l'unico modo per trasmettere poi al futuro. Questo archivio non si trasmetterà se non sarà tradito. Non c'è un filo, c'è il rigore, come diceva Fausto Melotti, è una cosa di cui avere un po' paura, insomma. Mi piace seguire il filo logico delle cose, il filo logico delle cose, se no. Ci sono delle domande? Curiosità? Allora, no, intanto tanti complimenti per questi traguardi, per le altre cose belle che farai, Guido. No, io ti volevo fare una domanda, in realtà, che è una curiosità che mi porto dentro da tanto tempo, che avrei potuto fare come domanda anche ad altre persone, ma che adesso posso fare solo a te, perché le altre due persone purtroppo non ci sono più, non sono più con noi, sono Gabriele Basilico, chiaramente, c'è una fasia mentale, scusate. Luigi Ghiri, scusate.
E no, la domanda era questa, no? Curiosità che mi porto dietro da tanto tempo è questa. Tutti e tre, allora, ritornando al lavoro iniziale, no? In quegli anni 70-80, avete detto esplicitamente che il vostro autore di riferimento, l'autore che vi aveva stimolato, era Walker Evans, no? Non ricordo se la cosa l'ha detta anche Primo Barbieri, che qui non mi sembra di averla detta, però forse magari lui dopo potrebbe integrare. Allora la domanda è questa: visto che tutti e tre indicavate questa paternità, questo riferimento linguistico, stilistico, no? Di origine, di influenza, ma non avete, sembra una domanda quasi da gossip, in realtà, non avete mai avuto la sensazione fra di voi di pestarvi un po' i piedi, cioè di fare un po' sempre la stessa cosa, cioè di fare, non dico di copiarvi, però certo, comunque di lavorare sulla stessa idea di fotografia, cioè non c'era questa sensazione rispetto magari invece all'idea di differenziarvi, no? Tutti e tre Walker Evans, e l'autore di riferimento era questo, cioè la stessa fotografia in pratica, Ecco, cioè, avete avuto mai tra di voi questa sensazione di muovervi poi alla fine sullo stesso spazio? Ma prima di Walker Evans io avevo apprezzato avevo apprezzato Strand, soprattutto Strand. Avevo apprezzato quando ero militare a Bolbano. Io, cosa vuoi che ti dica? Gli altri, cioè, Pintavalli, venuto fuori che Evans era stata una sua scoperta. Non è vero. Io avevo il catalogo della Mostra del Nome di Tsiolkovsky in tempo reale. È stata una coincidenza. Quindi io ho guardato le cassette del 71, che ho fatto nel 70-71, 72, sono un omaggio dichiarato da una parte a Bill Brandt per la densità e dall'altra parte a Walker Evans per la strutturazione, no? Per come erano strutturati, la frontalità anche, ma anche la frontalità trasgredita. Trasgredita perché Evans trasgredisce anche lui, tra l'altro, non sempre le fotografie delle piccole case sono frontali. Luigi, per esempio, anche Basilico affronta le case frontalmente, no? Dopo ognuno è responsabile di se stesso rispetto a quello che ruba. Io ho rubato in certo modo. È vero che Evans era diventato anche di moda, in virtù anche di Quintavalle che aveva scoperto Evans, era una scoperta di Pulcinella, perché era una scoperta che era stata fatta in America, ma no, allora. Certo. Gabriele disse Evans, ma io non ho mai capito, per esempio, Gabriele in cosa c'entra Evans? Sironi forse. No, hai ragione. Però l'ha detto. L'ha detto chiaramente. Ha detto Evans, ma non Sironi. Allora. Sì, no, hai ragione. Però tutti e tre la Luigi non mi azzardo. Posso inserire il mio argomento, dice. Grazie, perché questa domanda ritorno con una riflessione che facevo poco lucidamente prima. Sì, parlo anche un po' di gossip perché io ero il giovane fotografo in quegli anni là. Una cosa che vorrei dire, mi sembra che almeno da parte di Guido, per come lo vivevo in quegli anni, questo problema dell'originalità si poneva nei confronti appunto dei colleghi, anche nei confronti di più giovani. E Guido penso che portasse avanti un'idea un po' di depersonalizzazione. E appunto come il problema, chiamiamolo citazionismo, no? non se n'è mai ritirato, anzi ha coltivato questa cosa di mettersi nei panni di altri, l'ha fatto nei confronti di Evans, ma penso che se sentissero un
una loro distinzione naturale, ognuno in realtà fotografavano cose un po' diverse, in stili anche diversi, però ho visto Guido molte volte rispondere a una fotografia di Ghirri, anche competitivamente, questa roba qua la fotografo meglio io, no, è a distanza, senza parole credo, no? Ho visto una fotografia, la rifaccio, la faccio in un altro modo. In Between Cities c'è una fotografia, io ho sempre detto questa, secondo me è una citazione da Luigi, che è una fotografia più ghirriana di Guido, e lui mi sembra che qualche volta ha anche confermato questo. Per dire, mi pare di una circolazione di idee che da questo punto di vista veramente metteva da parte un po' questo problema dell'autorialità artistica in una prospettiva invece di scambio, di osmosi. L'altra cosa riguarda il rapporto con Evans. Allora, a parte che a monte è chiaro che uno va negli Stati Uniti, Lewis Boltz, Stephen Shore, che dice di essere in qualche modo la reincarnazione di Evans, Robert Adams, eccetera, è un problema che si pone anche per loro, tutti, un maestro tale, insomma, ha nutrito tutti loro. Ma la cosa che io trovo interessante dal punto di vista della storia culturale in Italia è come loro, ognuno di loro dice di avere guardato Evans, cosa effettivamente ha guardato e come. E è una cosa, insomma, di cui io mi sono fatto persuaso, penso che valesse per molti di loro, che la loro forma di comunicazione con Evans e con la storia della fotografia era visiva. Io sono un fotografo e quindi non ho bisogno di studiare, vedo Evans e lo capisco più io di te che studi storia a modo mio. E quindi diciamo che questo vale per Evans, vale per altri fotografi della storia. Sicuramente ognuno di loro ha coltivato questo rapporto da un punto di vista iconografico, visivo, con alcune scarse informazioni, chi leggeva di più, chi leggeva di meno, generalmente, diciamo, dal mio punto di vista, senza particolare interesse a conoscere le questioni critiche a monte o che la storiografia può avere sviluppato su Evans, diciamo, soprattutto anche dopo la prospettiva del 71. Allora, Guido ci faceva tradurre dall'inglese in italiano, anche maldestramente, tutto quello che era possibile. Quindi il testo di Kirsten dell'edizione originale 38, il testo di Sarkowski del 71, ma anche l'introduzione alla mostra di Eggleston del 76, una serie di cose. Aveva un interesse, io non so per gli altri, sono curioso, a leggere qualche cosa, almeno insomma quello che era immediatamente contestuale, l'introduzione al libro che ho in mano. Non ho mai capito che cosa se ne facesse poi di queste. È un problema, se vogliamo capire veramente come si è sviluppato il pensiero di questi fotografi, è un problema aperto, perché l'archivio non è solo l'archivio di fotografie, l'archivio è l'archivio di documenti, di cose scritte, cosa legge, di appunti, di Menabò, di abbozzi, eccetera, eccetera. E su questo noi non sappiamo niente, e per questo accennavo prima, secondo me sarebbe ora di metterci insieme e andarglielo a chiedere, andare a scavare di più, perché quello che ci rimane è appunto queste poche affermazioni raccolte su fotografare o su un'altra rivista rapidamente, i testi critici scritti molte volte con una mira, eccetera, eccetera, ma in realtà poco del pensiero critico loro, del rapporto più profondo con la storia, eccetera, eccetera. Sì, ma io dicevo che ci mettiamo insieme, perché da solo uno non fa niente. E proprio in questa ottica, insomma, di scambio, di osmosi, secondo me bisogna confrontarsi. Da soli non si fa proprio niente. Fotografo forse. Il suo intervento, allora, pensavo una cosa strana quando tu hai definito sono una cosa che non ho mai imparato a fare, è parlare col microfono proprio, e non mi piace neanche, se devo dire la verità. Quando l'hai definito costruttore di paesaggi, mi è venuta in mente una domanda simile a quella che ha fatto Claudio, non è una domanda, è una considerazione: sia Basilico che Ghirri e Guido naturalmente avevano una formazione proprio legata al costruito, all'architettura. Ho capito. Che sia Ghirri, Basilico e anche tu venite da una cultura architettonica, a proposito del costruttore di paesaggi. Sì, sì, hai ragione, ci tengo, perché una volta
quando ho cominciato a insegnare all'Accademia a Ravenna, il primo giorno di scuola mi è scappata la nostra idea di, non mi ricordo per cosa, di chiedere agli studenti se mi trovavano una squadretta per l'architetto. In tutta la scuola, in tutta l'Accademia non c'era. Questa è la dice lunga sulla formazione degli artisti, pittori o concettuali o non concettuali, no? Credo anche che lì ci sono delle diatribe, no? Alcuni dicono che la fotografia ha a che vedere con la pittura olandese, per esempio, del 600, via. Altri come me credono che venga fuori anche dalla prospettiva, che in qualche modo la fotografia abbia preso un testimone della prospettiva, perché le arti visive, le arti dal Novecento in poi, da Cézanne in poi, soprattutto Cézanne, se ne sono fregati della prospettiva, anzi la prospettiva è andata in disarmo, ecco. E noi sappiamo che la prospettiva l'ha inventata un architetto, l'ha reinventata, non lo so, sono Brunelleschi. Brunelleschi ha inventato la prospettiva nel 410-5, non mi ricordo, per mostrare i suoi marchingegni, perché in questo modo ha fatto diventare quello che era uno strumento, il plastico. Invece di fare il plastico, lui fa il disegno prospettico, no? Il plastico era una roba artigianale, se non prospettica è una cosa mentale. Forse la prospettiva era concettuale. Già allora, non c'è bisogno di avere la fotografia concettuale. La fotografia concettuale è la prospettiva, trasformata. Però la prospettiva quando è nata per questo. Poi i pittori l'hanno usata subito. I suoi amici, Masaccio, Donatello, hanno subito messo frutto l'invenzione di Brunelleschi, no? E poi così molta della pittura antica, come dice Hopper, non ha mai trascurato l'architettura. La Duccio di Boninsegna, Lorenzetti, c'è sempre l'architettura di dietro, ma non tanto di dietro, la storia è dentro il dipinto, con l'architettura, che testimonia dell'architettura del tempo. Poi sempre di più, insomma, sempre di più. Sempre di meno, direi. Nel 600 c'è poco interesse per l'architettura. C'è interesse per il 600, 700, ma forse no, adesso sono periodi storici, io conosco poco. Ma il 400 è pieno di architettura. Bene. Allora, io chiuderei qui, anche perché il nostro tempo è finito, però queste riflessioni noi le porteremo avanti sia in una serie di altri incontri, ma anche questa poi l'abbiamo registrata, sarà pubblicata grazie alla collaborazione con la rivista Il Mulino, probabilmente la trasformeremo anche in qualcosa da pubblicare, adesso ci riflettiamo insieme, per cui anche questo rimane... Rimane, non vi chiediamo niente, non vi preoccupate. Anche questo rimane aperto, è un ragionamento aperto questo che facciamo. E quindi grazie a Guido, ad Antonello e a Daniele, grazie a voi. 17 ottobre con Franco Farinelli. Grazie.